Buongiorno da Piercarlo Lava e Alessandria Today. Siamo con la dottoressa Alessia Bobbio, pedagogista, educatrice professionale e direi molto altro, ma ce lo spiegherà lei a seguito delle domande che adesso gli andremo a fare. Benvenuta su Alessandria Today, Alessia. Grazie, grazie per Carlo dell'invito e un saluto a tutti quelli che ascoltano. Bene. Tu ti occupi di studenti di diverse fasce d'età, in merito a cosa? Ce ne vuoi parlare? Sì, allora le difficoltà che possono incontrare gli studenti sono molte. Partiamo da quelli che possono essere i prerequisiti dell'apprendimento, tutto quello che riguarda la manualità, la coordinazione, le capacità cognitive di base che servono poi per affrontare la scuola primaria. Arriviamo poi a delle difficoltà legate alla lettura, alla scrittura, all'ortografia e al calcolo, che sono poi quelli che sono appunto i disturbi dell'apprendimento, e sono difficoltà che possono incontrare i bambini nei primi 3 anni del ciclo di studi e sono poi quelle che ci consentono di andare a valutare se ci sono effettivamente delle caratteristiche particolari che fanno sì che questi bambini non abbiano una malattia, come purtroppo erroneamente ancora molti credono, ma semplicemente un diverso modo di apprendere. Certo, benissimo. Sì, Sì. scusa. No, niente. Successivamente poi si passa appunto a quelle che sono le superiori, dove varia un po', variano le abilità di studio e quindi si cerca di trovare per tutti un metodo adeguato di organizzazione di studio. Benissimo. Ci vuoi parlare di un problema che purtroppo è sempre attuale e non è facile da risolvere, del problema appunto dei genitori che incontrano difficoltà nella gestione dei figli, un problema odierno tra l'altro. Sì, quello di oggi è ancora più grave perché ovviamente ci troviamo a lavorare con la didattica a distanza dove le famiglie non hanno i mezzi adeguati per farne fronte e i tempi e gli spazi in casa sono sicuramente diversi da quelli che necessita l'insegnante che deve fare l'insegnamento appunto da remoto. Le difficoltà delle famiglie sono diverse, riguardano quello di trovare una giusta distanza con i figli, oserei dire, perché ovviamente il processo di autonomia è un processo che si acquisisce piano piano e per essere autonomi c'è anche bisogno che il genitore sia a una giusta distanza. Certo, sì, mi rendo conto che tra l'altro ai tempi del Covid-19 i problemi di cui tu tratti si complicano proprio anche per la difficoltà del rapporto diretto in sostanza. Però mi sembra che voi operiate molto bene online, tu in particolare, mi sembra, giusto? Ma io ho la fortuna di avere un'equipe straordinaria di collaboratori che fin da subito si sono resi disponibili a questa sfida online. Quindi non appena noi abbiamo avuto il sentore che le cose stavano cambiando, abbiamo deciso anziché sospendere di organizzare tutti i nostri gruppi online. E è stato faticoso, infatti non li ringrazierò mai abbastanza per aver avuto voglia di proseguire in questo percorso così ed è ancora faticoso, però le famiglie ci ringraziano perché solleviamo loro da un grosso peso in un momento in cui ovviamente le preoccupazioni sono altre. Appunto, non avete fatto mancare il vostro supporto proprio nel momento più critico, in sostanza, no? Giusto? Bene. Sì, una necessità questa anche per noi, siamo onesti, perché sono tutte Ovviamente partite IVA. è reciproca, certamente. In cosa consiste la tua attività di coordinamento di 3 servizi educativi didattici extrascolastici? Beh, io ho iniziato ormai 15 anni fa proprio lavorando nei doposcuola e cercando di attivare un metodo che fosse un po' più qualificato del classico doposcuola dove i bambini andavano e bene o male erano visti, seguiti, eccetera. E quindi quello che ho fatto è stato negli anni cercare persone qualificate, in gamba, un po' multitasking anche, molto creative, di diverse professionalità, quindi psicologi, educatori, tutor dell'apprendimento, eccetera, e
e fare in modo che questo servizio potesse continuare mantenendo comunque l'alta specialità e specializzazione che ci contraddistingue. Quindi da noi vengono sia ragazzi che possono avere difficoltà specifiche di un qualche genere, ma anche altri che hanno tutti ottimi voti a scuola, ma che appunto hanno sicuramente la necessità di essere seguiti da qualcuno perché magari i genitori lavorano e sono impegnati. Certo. Quindi contatto le famiglie, sono presente nei nostri servizi almeno una volta alla settimana, risolvo i problemi quando ci sono, sostengo l'equipe a trovare comunque soluzioni alternative quando ci sono delle problematiche, sia di dinamiche di gruppo, sia di difficoltà scolastiche, e insomma un po' di tutto, anche pulire i bagni quando è necessario, ecco. Perfetto. Bene, parliamo ora invece della formazione e intervisione in ambito pedagogico didattico per istituti scolastici ed equipe del pubblico e privato sociale. Sì, allora questo è un progetto in cui credo molto perché una buona formazione è alla base di qualsiasi problematica che c'è nelle scuole o con i gruppi. Spesso le scuole mi chiamano perché c'è un problema di bullismo all'interno della classe e mi chiedono di risolverlo e io paradossalmente dico no, dico facciamo la formazione agli insegnanti perché acquisiscano loro le competenze per risolvere queste È problematiche. logico, è logico. Sì, l'operatore deve pian pianino lavorare nell'ombra e non andare a aggiustare, andare via, perché sennò il rischio è che si ripresenti lo stesso problema esattamente come prima. E Sì. quindi mi occupo appunto di formazione, lo faccio anche cercando di utilizzare delle metodologie interattive replicabili, quindi poche lezioni frontali. O comunque se ci sono però intervallate sempre da esercitazioni che consentano agli insegnanti di mettere in pratica quello che poi dovrebbero fare in classe. Anche perché tra l'altro bisogna dire che giustamente è l'insegnante che ha il polso della situazione, che vive direttamente e ogni singolo giorno la realtà con i propri studenti, no? E quindi è giusto formare gli insegnanti. Assolutamente, formarlo e supportarlo perché comunque anche a livello emotivo sono continuamente bersagliati da una marea di emozioni perché ovviamente hanno una casistica enorme di problematiche sociali che possono incorrere tutte le famiglie. Certo. In cosa consiste, e questo è un tema più che mai attuale, la tua collaborazione con il servizio sanitario oggi, ad esempio? Oggi, ad esempio, saremmo dovute andare io e la mia collega in Sardegna a formare gli operatori rispetto appunto ad Unplugged, che è questo programma europeo efficace nella prevenzione dei disturbi, nella prevenzione delle dipendenze. E oggi è fermo perché stiamo cercando di pensare a come continuare la formazione, una formazione molto interattiva e che necessitava assolutamente la presenza degli operatori. E proprio perché appunto Unplugged è un programma molto esperienziale dove ogni attività l'insegnante la vive, la gioca insieme ai propri studenti e la nostra formazione è speculare quello che fa l'insegnante in classe, di conseguenza anche con gli operatori noi eravamo in presenza in cerchio 20 ore consecutive a fare attività proprio in presenza, quindi questa è una delle sfide a cui stiamo cercando di trovare una soluzione Sì, per il quindi futuro. credo che questo sia un tema difficile da sviluppare online, almeno al momento, no? Al momento sì. Bene. Infine, ti sei recentemente specializzata in mediazione familiare e ti occupi delle problematiche relative ai conflitti sia in ambito scolastico che di coppia e famiglia. Ce ne vuoi parlare? Sì, quello che mi è successo in questi anni è stato il capire che diverse problematiche scolastiche di fatto derivavano non da problematiche relative a un metodo, a un tipo di organizzazione, eccetera, ma a conflitti che stava vivendo di riflesso il bambino, ragazzo in famiglia per genitori che o erano in procinto di separazione o comunque vivevano una conflittualità molto alta.
E quindi è stato necessario adottare una serie di strumenti specifici per poter far fronte a questa nuova pagina, diciamo, della mia carriera. E così, insomma, ho seguito questo master di 2 anni, compreso anche dell'attività di tirocinio, e devo dire che ho già sviluppato alcune situazioni di mediazione, soprattutto anche in ambito scolastico, dove in questo caso il conflitto era tra genitori e insegnanti, e Ma quindi una difficoltà di comunicazione. sì, ma in cosa consiste esattamente questo conflitto, questa mediazione familiare? Cioè, facci qualche esempio, tanto per far capire. Il mediatore è una persona che, ci sono diversi modelli, il mio modello è un modello trasformativo, quindi si basa molto sull'ascolto attivo. Le persone hanno bisogno di sentirsi pensate ed ascoltate, e quindi attraverso l'ascolto e attraverso quello che viene definito rispecchiamento, e quindi il fatto di far sentire le persone capite, la persona riesce a visualizzare, diciamo, un po' meglio questo conflitto e riesce ad elaborarlo. Dalla fase di ascolto, diciamo, individuale si passa poi alla fase di ascolto di coppia, nel momento in cui entrambe le persone sono favorevoli a trovarsi in uno spazio condiviso, e gli si dà appunto uno spazio di confronto e sempre comunque di ascolto, dove di fatto il mediatore è un po' il traghettatore di questo processo di trasformazione del conflitto in un qualcos'altro. Benissimo, direi che è una materia molto, molto interessante perché hai a che fare con la mente, il cuore, la sensibilità e i problemi delle persone, per cui complimenti veramente. Ti ringrazio per questa intervista, per questo tempo che mi hai dedicato e ti auguro comunque buon lavoro ai tempi del Covid-19. Grazie, grazie infinite, e ci tengo anche a ringraziare tutte le famiglie che continuano a seguirci anche in questa fase, e i miei operatori, perché stanno facendo veramente tanto. Bene. Grazie a tutti.